Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Naturalmente, come sempre, vi aspetto molto interessati, in buona salute. Mi raccomando, quaderno e penna. Ecco, vi dico subito che ancoi fen filò, anzi, fago filò, anzi, fen filò, perché per far filò bisogna essere in tanti, almeno doi. Fago filò, perché qualche di fa, mi capita mam, ero amico del Riccardo Keller, che avevano dedicato una trasmissione tempo fa, no? Quel tedesco che abiteva a Varignan, che si diceva paesan de Varignan, tanto piaceva quel paese, ero amico e quindi ogni tanto mi vedeva qualche suo disegno, qualcosa, e di me capitan mam, in bozzetto a colori, che adesso vedrei sul teleschermo, con scritto Alto Garda e Ledro in coro. Ma va a dire che in coro, che i corichi, no? A volte vari casi della vita, vago fuori di casa, chicca il becco, e Francesco Prati, de Prato Sayam. Francesco Prati, che chi che segue questa trasmissione l'ha visto, perché è appassionato di dialetto, l'ha scritto poesie, e quindi io, senti Francesco, dico, ma guarda che curioso sto manifestinchi, sto depliant alto a garda e ledro in coro, ti che te canti, se... Aldis, Madonna, Aldis, l'avevamo messa insieme noi Chiarco. Come messa insieme noi Chiarco? Aldis, allora te mi conti sta bella storia, te mi chiami do tre che venga a fare un bel filò per contare come è nata sta manifestazione che la gà ancora. Ah, Madonna, il fin subito. E Francesco Prati, lei sta bravo, l'ha mantenuto i patti e che chi stasera è la potà due amici che adesso vi presento. E innanzitutto il Bruno Modena, chi è la mia destra, che chi, Bruno Modena, chi arco, gadette un po' dappertutto, e che gà da fare qualcosa di gratis, di volontariato a livello di associazionismo, che sempre sta, e il gay. E quindi ciao Bruno. Ciao Franco. Grazie. E me naturalmente. E Francesco Prati, che dico sempre, gran giocatore de Baloma. Ecco, col Pierino Giovanazzi, che così certo. Approfittiamo anche per ricordare il Pierino che ne ha lasciato da poco tempo. E dopo arriva col Gilberto Galvani, che resta qui qualche bella puntata a parlare delle sue poesie. Anche a lui il gaden dappertutto. Come quindi, Zobia. Come? Sono messo come Zobia. Come Zobia, ecco, come il Zobia. Come ciao Gilberto, grazie di essere qui. Allora, intanto vi faccio sentire un po' una musichetta sottofondo, così cercando, come parlando dei cori, rassegna dei cori, senti che bella musichetta vi faccio sentire. Per un po' di secondi, naturalmente, nel coro Castel. Castel, mi raccomando, con l'accento sulla E. No, Castel, Castel. Come dico, parlo sempre di accenti. Boh, senti la musichetta. Allora, Francesco, dai, contami, ti mai dite che l'è nata Arco? Quanti anni fa? Quando? Nel 1984. Ah, quindi parlando di 33 anni fa. E mi pare che la va avanti ancora questa manifestazione. E la continua, fino ad ella continua tutti gli anni. L'è nata nell'84. Spiegami come l'è nata, dai. Ma... Presidente che era una volta prima di quel che era nell'84, che era il presidente Dal Ceggio, e Dilma telefonò, era a ottobre, e di vale a dire che sua predas, che era una rassegna dei cori, e che si esibisse anche il Negritella che cantevo dentro anche a me. Se te hai voglia di ascoltarli, dis... Ah, te cantevi a canne Negritella? No, lui, Dal Ceggio. Ah, Dal Ceggio, volevo ben dire che te no. A cantare al Negritella. E allora sono nato a Predazzo, ho assistito a sta rassegna, e lì mi balenò l'idea, dico, ma se la fa a Predazzo, perché non si può farla a Arco? Te balenò l'idea, quindi pensa un po', se impizzà la luce, esatto, insomma, così. La lampadina. Impizzà la lampadina. Sono venuto a casa, e il 26 di ottobre, l'era un venerdì, e che era Rino. Ecco, non so se avessi sentito, 26 di ottobre, di venerdì, ecco. Pioveva magari anche. No, guarda che non pioveva. Ecco. Scusami Sandro, se ti tolgo la parola. Tome la parola. Ecco, mi te tolgo a ti la parola perché ti ha mai tolto il pensiero. Perché nel momento in cui... Vedi come l'è il filo? Il filo è questo chi è?
Nel momento in cui... Che cosa che c'è tra il filo? No, ma il filo è questo chi ste bene ciacerai, chi che ma, e ma... si leva la parola di bocca, capito? No, sono d'accordo. Dimmi. Voglio dire, ma il digo mi, notino, ma vi rende conto con chi che avevamo avuto da fare noi in tutti sti anni che conosciamo questa anima buona? Che, ho che ogni virgola che ti te sbaglievi o te permettevi di dire guarda che ti di una cavolata... E lui te richiamava, te chiamava... E fa la punta al pelle. E che fa la punta? Col focol, o col manerot, o col serlat. Forte dubbio che l'è. Quindi allora, era venerdì. Sì, 26 di ottobre, era riunione della direzione, alla fin, come sempre, che le varie. No? E allora, e dice, che qualcuno a dire qualcosa, allora alza la mamma, tra l'altro ero quel che scriveva, essendo segretario. Insomma, ero segretario. E scrivamo. E ho detto, mi sono andato a assistere a una rassegna dei cori tutti della stessa zona e mi è venuta l'idea di poterlo fare anche a chi ad Arco, una rassegna di cori, non un concorso, non che uno che il primo, il secondo, il terzo e il quarto, una rassegna, ognuno presenta i suoi canti, le novità meglio ancora, e così coinvolgendo tutti i cori della zona, il direttivo le sta contentissimo dell'idea e di Varadis, siccome non potremmo dire un altro, te senti il segretario, convoca tutti i maestri e i presidenti dei quindi cori. Quindi partì in quarta. Proprio. Esatto. Ecco, il Bruno che c'entra con questa storia? Il feva parte del direttivo. Bruno, ma mico domanda adesso se mi fa parte del direttivo, perché non ho quella memoria, ho una discreta memoria anche a me. Mi ricordo della battuta che lui l'ha buttata lì, ma potreste farlo anche noi. Potreste farlo anche a noi. Secondo il solito alias Franco Prati. Perché se firma il solito. Lui è sempre stato il solito per noi. Allora, probabilmente che era qualcuno che non era della stessa idea, ma sicuro è una bella iniziativa, se non altro da provare, da tentare. Allora, è il segretario factotum, come te vuoi chiamare che il solito, manda la convocazione. Questo mi non so in che data o che, no, perché lui ha tutto è scritto. 4 novembre, questa è il mio. Vabbè. Era gli anni che ti zuccheri al Palomaco, no? No, era già in pensione da ben lungo. Gli passeva anche la lumiga su per noi. No? Allora, con le vecchie glorie. Sì, sì, e convoca i presidenti. Adesso, mi non vuoi però dar al Franco quel che è da Franco e a quegli altri quel che va dato agli altri. Franco Gà è sicuramente che nessuno può toccare e toglierlo finché che quei 3-4 che è ancora, che era in quel comitato, in quella direzione, quel gruppo di dilettanti che piaceva cantare e trovarsi due volte alla settimana. E la ciappa da quel del Cimadoro, della Val dell'Etro, Castelpenne de Denago, Lanzolin della Torre, Casteltenno, i 4 cori oltre noi, Castel. I è venuti nella sede del Coro Castel. E dove era la sede del Coro? La sede del Coro Castel era no. Ecco. No. Ecco, non so se sentì no. Allora. No. Bruno D non era al comune. No, perché eravamo alle scuole elementari. Aia, Francesco, attenzione, chi ti intende? 84 eravamo alle scuole elementari. Ah, sì, te parli di quella lì. Sì, sì, sì. 84 col maestro Nones eravamo alle scuole elementari. Ex scuole elementari maschili. Primo piano, perché noi abbiamo fatto pellegrinazio dalla fondazione, ma noi scendemmo dentro solamente dal 66, allora eravamo. Perché parli dell'84. Parlando dell'84, nel 1984 eravamo le scuole, ex scuole elementari maschili. Lì arriva i presidenti e i maestri, concordi all'unanimità, tutti d'accordo, sorge sol chi che deve partire, sorge sol è il fatto di chi deve partire, la sede della prima, esatto, la sede, la sede, chi è che partì sempre il Coro Castello? Sempre il Coro Castello, l'idea le partiva da lì, l'idea. Dopo tutto. Ci si ritrova, sì, e Se decide. Naturalmente che noi eravamo diretti dal professor Nones, architetto di Torbole, de Torbole,
e quale le portatore o quel che ha proposto, perché in quella circostanza 84 la prima rassegna l'avevi fatta a Nago. In concomitanza con questo casa della comunità, no, sì, l'abbiamo inaugurata noi ufficialmente con la rassegna dei cuori in quell'occasione. Ecco, allora, prima di tirare dentro il Gilberto, dimmi, ricordami chi che fa parte del direttivo, perché ricordiamo un po' tutti. Dai. Allora, il presidente era Livio Moratelli. Ah, ecco, il Moratelli. Sì, anche non... il maestro, l'architetto Nones. Sì, anche qui. Poi era il cassiere e vicepresidente era il Carnesecchi. Renzo ancora, sì. Detto Brontolo. Detto Rondon. Rondon, dopo lo diventa Brontolo. Rondon, all'inizio. Rondon, attenzione. Consiglieri l'era Beppi Filippi, sì. Bruno Modena, Gino Zamboni, Venanzio Ubaldi e Lino Sartorelli. E Lino, quel sudede, sì. Detto. Il segretario era naturalmente sì. Ecco, e ti, Gilberto, spiegami un po'. Tino, mica c'entrevo come il cavo la merenda. Ecco, adesso arriva Gilberto, perché no. È lì che il rumega. No, che rumega, non rumega. No, sono calmo e tranquillo, rilassato al 100%. Però ti tiri sempre a dire le quinte, dai. Sempre. No, mi feo il manovale. L'onde fatica, per il semplice fatto che nel bene o nel mal, godata Camimpi col contributo al coro Castel, al me coro Castel, appunto. Anche perché go cantà dentro appunto, qualche anno dopo per problemi. L'era già sta corista negli anni 84, lui era un ex. Era già forti. Però ero sempre dentro. Però l'ero sempre visto. Sono sempre sta dentro. L'era l'anel di collegamento. Quando ti vedi la foto era sempre la tua barba. Era un anel di collegamento, come giustamente il disco. Ecco, ma ti stai dicendo appunto che ti eri l'onde fatica. Ero l'onde fatica nel momento in cui ventilà, gravitando appunto, girando che sempre intorno, essendo sempre in mezzo, come si diceva prima, in mezzo come Zoppia, che ero sempre lì, quindi quando era prova il venerdì che ero lì, eccetera, eccetera. E, è chiaro che ho sentito sulla pelle questa idea che è circolà, e è altrettanto chiaro che non te podi, ci parla così a pame coche, è una roba che ha senso, che ha motivo, e l'era certamente da avalare, da portare avanti, da supportare, da portare avanti. Scusa la domanda stupida, ma i cori allora, fra di loro, che era un po' di invidia, un po' di contrapposizione, un po' di noi siamo più bravi. Ma quella là che sempre sta, ma rientra nell'ordine delle cose, ecco. L'è naturale questo non significa, no, invidia è una roba diversa, invidia non è la parola giusta, non è l'aggettivo giusto, ma... Un po' di rabbia. Un po' di com'è che si dice? Di contesa, ma questo qui rientra, è normale, è umano. Forse perché vedeva il coro Castel, che l'è nato prima, e quindi come meta di arrivo, capisci? Ecco. Forse l'era inteso come quella. Allora i coristi stentevano a venire arco e disse ma nara con cantare con quelli che è bravi, che ormai c'ha tante robe, però se riusciti canta, comunque a coinvolgerti. Sì, certo, sì, no? Sì, sì. Certo. Ecco, sti cori chi me pare, qual è la situazione dei cori? La Zolinda I che tutti, Lago di Tenno, Cima Oro, Anzolin della Tor, Castelpennede e Castellarco. Ho capito. Senti un po', l'ho ben visto. La riunione in cui aveva deciso sì, se partiva il presidente, seconda riunione, tutti d'accordo, decisione di Naranac con l'inaugurazione della casa decisione della comunità. Decisione di Naranago e contemporaneamente è stato deciso anche che per la rotazione si partirà in ordine alfabetico dopo la N, Nago, e quindi dopo Delori Riva, dopo Tenno, dopo Arco e dopo Concei. E poi si riparte da Nago. No, ma come in ordine alfabetico? Siamo partiti la da Nago. La N di Nago. E dopo Vei Riva. Anzolin della Tor. R. Sì, ho capito. Dopo la T del Lago di Tenno. Dopo la A di Arco. La C di Concei. E ti arrivi un'altra volta alla N. Okay. E questa è la rotazione che tuttora è ancora in vigore. Ah, è ancora in vigore. Certo, cioè, sempre l'ordine rotazione alfabetico non era determinato dalla denominazione del coro, ma del luogo in cui il coro. Appunto. La sede. Sì, perché l'era Nago, sì, vabbè, comunque. Questo è una roba secondaria. Ecco, a sto punto chi... contami cos'è successo dopo, che sta qualcosa. È successo che, ecco. Siccome...
l'aveva in butampe noi, ha detto te potresti anche fare segretario organizzativo, oltre che continuare a fare segretario del Coro Castel. Questo vuol dire menare il culo. Quindi, ecco, scusè chi oscuresta parla. Ma scherzi? No? Ma va là, non è... Allora, regista se lascia il culo. Per cui stabilì che se la fa a NAC, l'era compito del Coro di NAC contattare il comune di Nago per la realizzazione. Certo. L'era compito del segretario organizzativo e del suo presidente mettere insieme la roba che serviva. Quindi adesso iniziati insomma a fare il segretario e quando certo. Se andava avanti? Ah, sono andato avanti 4-5 anni, dopo poi cominci a dire adesso ognuno si cura il suo ortesel, gera tu, perché all'inizio bisogna preparare tutto. E cominci a mandare le lettere ai politici, e al comprensorio, eccetera, sì, perché per i soldi. Dopo, sempre col Moratelli, se che hai... invece dire ancora? Esatto, sempre col Moratelli, se n'hai dal Keller per il bozzetto. Ah, ecco, il Keller. Capisci? Perché veramente, se noi andiamo a guardare le associazioni chi d'arco, mi vedo che l'ha fatto il Keller. Non ve n'è una che l'abbia. Te vai da Ciaralla, no, l'è vera. Coro Castel, Arco in Pasqua Musicale. Il Keller si presteva veramente a fare questi disegni, che è veramente eccezionale. E dopo, una volta fatti questi disegni, altra riunione per scegliere qual dei tre o quattro non aveva fatto, qualche lei, ma dopo bisognava tradurlo in pratica. Certo. E chi è che un'altra volta a menare quella roba là? Sempre il solito. Quindi il Moratelli mi ha detto, mi sono da Matarel. A Matarel, che è un certo Mastro Sette, me ne messo che gli parli. Il Mastro Sette, Settimo Tamanini. Settimo Tamanini, l'era... E va fatto il trofeo. Certo. Senti un po', ecco, adesso però a sto punto, avevo capito la storia, dopo la manifestazione è andata avanti. Ecco. Sì. Però, ricorderei qualche fatto, qualche aneddoto, qualche curiosità che vale la pena presentare ai nostri amici, chi sempre in dialetto, naturalmente. Francesco, ma aneddoti che ne tanti, per esempio nella prima manifestazione, quella lì che l'è stata in UANAC il 1 dicembre, noi del Coro Castel, per far vedere la disponibilità verso chi che ne ospiteva, in questo caso qui di NAC, avevamo presentato una canzone dedicata al Monte Baldo. Ho capito. Al naturalmente sì. Scritta dal solito, perché una baita ad Oscasina, che dopo il professor Nones Ha armonizzato. Sì, ma ti mai che era un errore, no? Sì, Francesco? Sì, che l'ho scoperto. Ha armonizzato e ce l'ha insegnata, l'abbiamo presentata proprio in quella. E è su disco, perché abbiamo fatto un disco dell'84 con dentro una baita ad Oscasina di Francesco Prati. Così. Ecco, ma ci ha visto Giacomo Nones. Una baita ad Oscasina, dai, di Francesco. Non capì. Ganeror, no? Te hai detto? Sì, mi sono accorto. Perché frequentevo la località, per quel probabilmente che l'ho anche scritta, frequentevo la località d'està e mi sono detto, una volta sono partita dalla casina, dove che è la baita degli alpini e che è l'acqua d'oro. La fonte d'oro, l'acqua d'oro. E sono una zona la Busa, e dove che è l'altar. E lì ho letto che dos casina, quel lindo che è l'altar. Non è dove che è sugli allora, alpini. Allora, cretino, cosa ti hai scritto sulla tua canzone? E allora l'ho cambiata e ho... Una baita in casina. Ho capito. Una baita così l'hai più corretta. E sei riuscito a... Cioè. Quindi ecco chi, questo è un aneddoto da ricordare. Insomma, quindi è stata fatta anche a storia o sulla toponomastica. Toponomastica. E Gilberto che mi dice invece, dai? Gilberto può dire solamente che, essendo appunto il manoval, l'era che quel che portava in giro, se era da portare il trofeo quando era da portarlo, oppure l'accompagnava i coristi o cosa, non è che non essendo più cantore il mio compito era proprio te eri nella manovalanza, ero alle salmerie, come si dice, no? Nel momento in cui era bisogno di muoversi o di spostarsi o di fare, era Gilberto lo chiamava, era Gilberto, bisogna che te vai chi, bisogna che te vai là, ecco là. E ti te partivi. Naturalmente, ma era anche giusto che Gefus all'interno di un'organizzazione del genere la persona o le persone disponibili a, perché non si poteva dire al capogrosso,
al presidente o al segretario. Ciascuno ha i suoi compiti, no, quel era, dirige, era il capogrosso, il segretario, che diceva che Loridoi doveva stare lì a dire le public relations. Public relations. Ecco, quelle robe lì. E l'altro... Comunque, che da chiarire una roba, ecco. Il tempo l'è sempre galantom. Quattro anni dopo, il manovale entrava in direzione. Ho capito. Del coro. E lei resta dentro per diversi anni. Per pur non cantando. Ecco, che vuol dire per diversi anni? Sono stato dentro tanti anni in direzione. Ecco, ma... Vese, no, non essendo... Anche de Pù. È stato parecchio vicepresidente. E ti, Bruno, e ti dopo come se ne avanti, chi costa, ma, costa beh, a Baradan? No, la rassegna, ti dirò che l'hanno dato tante soddisfazioni e nello stesso tempo anche qualche... ma non bocconi amari, no. Qualche delusione perché dopo qualche anno qualcuno insisteva per dire che siamo ripetitivi. O che se stai noi per primi a inventare questa manifestazione. Ma quella non voglio l'entasto un pochettino sapere, perché... Sì, no, ma oltre a averla dita sta roba, l'ha anche scritta. No, ma non vuoi... Che i documenti, insomma. Sì, ma non vuoi neanche toccarlo quel tasto lì. E per esempio qualcuno gli ha detto che siano ripetitivi. Ma ragazzi, è un coro di montagna dove tutti i dilettanti e... Voleria dire il 50% noi conosce la musica, anche se l'ampara con la musica mam, noi la conosce il 50% essere buoni da una parte e anche dall'altra. Il 50% noi conosce la musica. Quando che un anno facendo due prove alla settimana, come è sempre fatto con i maestri alla Bona, maestri dilettanti, alla Bona. Non professionisti, finché avevamo avuto i maestri di fendo e prove la settimana. Con le solite, come tutte le belle famiglie dove che te fai per amore, sto mistero, che è sempre qualcosa da dire. Alla fine si vedeva anche a Bicere. Ma sì, però non si è mai stato il coro da Bicere. Fede, no, le prove, ma il Bicere è il bevè. Che beve. Dopo si va via, no. Onda, no. Allora, è via fuori che siano ripetitivi. E allora mi per correttezza, per essere chiari fino in fondo, gli do atto ancora all'amico Prati, perché l'amico Prati, ma perché no tolente come impegno di cantare una canzone tutti dello stesso compositore. Allora comincia a far scegliendo una linea, una Mascagni, quell'altra Dionisi, quell'altra De Marzi, una a fine rassegna un canto insieme, lo stesso canto d'insieme, dedichiamo a un autore famoso insieme, e in quelle circostanze lì è il buon Francesco, la lavora anche in quel campo lì. E oltre ad aver tirato fuori qualcosa di suo, di qualche novità, l'ha messo insieme per esempio l'Inno alla Gioia e il Games delle sue parole. L'Inno alla Gioia. L'Inno alla Gioia di Beethoven, insieme aveva cantato tutta quella farina. Ecco, con le sue parole. Armonizzato dal professor Giavina. Me addirittura non mi ricordo pure le sue parole, ma ti. Forza ragazzo. Forza ragazzo. Cioè, proprio di buon senso, senza andare a cercare i vocaboli. Cristo Francesco l'era, insomma... Ma non è dubbio. Eclettico, dopo, il fiabbo addirittura, una roba che a me personalmente l'ho sofferta, ma veramente sofferta, perché in 30 e passa anni di rassegne ininterrotte, una volta, e solo una volta, ma solo il Coro Castel non ha partecipato. Ah. E questo è un neo per noi, per la nostra storia. Mi la vivo da più di 50 anni, perché qualcuno per sfortuna, per non le sta fortuna, la dovesta malincuore smettere perché la dica non ha più voce. Quell'altro ha avuto le sue problematiche. Ma mi l'ho fatti 50 anni di fila, e allora ho vissuto anche quel momento lì,
è in quel momento che mi... Che sta un po' di amarezza, dai. Che sta un'amarezza veramente, perché il Coro Castel non si è presentato a una rassegna. Perché? Te eri presidente di? Ero presidente mio, purtroppo. Sì. Ero presidente mio, purtroppo. Allora, negli anni di mi dispiace deviare, perché parlando della rassegna, no, no, ma parlando della storia del Coro Castel nello stesso tempo. Certo. Negli anni che ero presidente mio, e mi è capitato. Te l'hai detto anche a te, Gilberto, no? Sì, per cui anche, conosci anche, sì, ma dico, te l'hai detto anche a Gilberto. Comunque, è successo che avevamo avuto la crisi dirigenziale, il maestro. Cioè, perché bisogna fare una piccola precisazione su quel tasto lì. Il capo coro non è il presidente, non è il maestro. Certo. Allora, il maestro l'è tutto. E noi che avevamo il maestro Gino Zamboni. Gino Zamboni del 95 primavera, che è capitato la sua disgrazia. Sì. E lui l'ha fatto il suo calvario, dignitosamente l'ha fatto quel che poteva fare, l'ha fatto il suo lavoro, però il coro che fente, andiamo avanti. E capita, noi che avevamo un nuovo corista, che non era neanche ancora a conoscenza di tutto le vicissitudini del coro, il repertorio, un nuovo corista, Dino Erculiani, conosceva la musica perché l'ha imparato a suonare la fisarmonica, bravo ragazzo, un ragazzo che Miguel lo definì Taliam, vuol dire una volta pazzo e temerario. Perché lui te l'avessi detto, ma in senso buono. Sì, beh, chiaro. Senso buono. Te l'avessi detto, Dino, mi ha domandato a me, perché mi domandava a me, concerto alla Scala di Milano. A me mi veniva a tremare anche alle sole, no? il Dino si partiva a quarta lui. Ah sì. No, non ci sono problemi. Che problemi? Che è ancora dentro? No. Lei è l'attuale direttore del coro di Romarciolo. Ah, ho capito. Comunque, in questa circostanza, il venerdì sera, oppure arriva la richiesta per la rassegna che si doveva svolgere, arriva. Allora, ne trovè, gli fissa la data, disente il 25 aprile, mi ricordo la data, no? 5 aprile, naturalmente prima di fissare la data deve contattare altri 4 cori, guardare che sia tutti d'accordo, che non sì, abbia altri impegni, fissata la data, questa è la data. Presidente dell'organizzazione l'era De Riva, Gino Prezzi l'era presidente dell'Anzolin della Tor, fissa la data, non è altro che disente sì. Dopo succede l'intoppo di carattere di gente organizzativo, ma più che organizzativo sono dei soldi. Soldi, questione la sede della rassegna era la Chiesa del Rione de Gasperi. Il Rione de Gasperi per avere la sede a disposizione che voleva 2 milioni. Miseria. Ah, no, non si scappa, perché noi altri, Salom, grazie alla nostra amministrazione che ha sempre aiutato e che anche in questo momento mi... E lì 2 milioni noi guerra. 2 milioni noi guerra. Noi guerra. Niente, si tira avanti, cambia la data. E voi non erate potere punare. No, il Dino Erculiani, il maestro del coro Castel, che faceva quella funzione in quel momento, era il vice che la ciappa a mamma il coro, perché o che noi altri si arrivano su o che o ne se no. E lui fa il suo bel mister con dignità, e lei una sera si smentica di dirmi che ha cambiato la data. Naturalmente 20-30 coristi, lui gli ha fissato che il 25 d'aprile noi andiamo a cantare. Passa 15 di lui che è una via di mente, guarda che la settimana che lei... E beh, questo è grave, però che si era di mente, allora l'avevo proprio momento. No, era uno che andava a lavorare comunque, a Torino. E cosa è successo? È che non era mezzo coro assente.
A me dicono, no, mi a cantare con metà coro, perché la era rassegna... Era il quartetto, era finito. Pur di dire che noi... E allora che è successo per arrivare? Allora, perché chi Non sei nadi. Quella volta che non ma perché la direzione, cioè l'organizzazione non l'ha comunicato scritto. Sì, le una roba così all'altro nel partito. Sta l'organizzazione, insomma, che feva acqua. Dai, ah, che feva acqua, è partito. Comunque, per arrivare adesso al dunque, dopo però si è ripartiti di nuovo, no, oh, Francesco? Ma grande. Alla grande. È ripartita anche tutta sta rassegna qui, che la va avanti però delle biennale, sentivo, ogni due anni la fanno. Annuale. Quando è, che è la data del quando chi parleva del ripetitivo? No, l'ha fatto. Fin di ottobre? Ah, che chi allora? Sì, sì. Era fin di ottobre? Ma non so, la gain calendario. La gain calendario, sì. Quindi ver la stagione autunnale. La sì. Senti, allora. Il discorso del biennale l'era venuto fuori proprio perché diceva che era a rischio che la diventava ripetitiva. Quindi ecco, che sta qualche mai idea. Ma Gilberto deve invitare qualche altro coro, no? No, perché le narra segnale. Sì, ho capito. Ma locale. Un coro ospite. Il coro Castelpennide lo organizza lui a Nago. Una rassegna dove le invita due cori extra regionali. No, ma pensavo che non ha niente a che fare con la rassegna. Alto Garda e Ledro in coro. Sì, ma siccome si dice cori, è sempre la solita menata, dico magari. Ma non è vera neanche questa, perché bisognerebbe che tutti i cori, secondo me, visto che è un anno, nel corso dell'anno imparesse quelle due. Tre canzoni nuove e portarle in quel caso lì. Sì. Che il A distanza di 10 anni ti puoi anche ripresentare una canzone, una. Ma no, non esiste tecnicamente perché è un repertorio che non è una fila, quindi bisognerebbe che veramente tutti i cori si impegnassero a imparare roba nuova e trovare l'occasione per presentarla, certamente. Certo, proprio toccando il tasto che la pena destra, messo in rilievo il Francesco, l'ha andato de fatto. Il coro Castel, nel momento in cui partecipava alla rassegna, un canto, l'era un canto nuovo, che perché ogni coro canta quattro canzoni, quindi tre canti disente del repertorio, libero. No? E il quarto canto, in corso d'anno, el veniva preparato apposta per la rassegna quindi proprio preparato apposta? Sì, preparato apposta. Una canzone che canteva già il coro Castello? No. Proprio una canzone nuova, quindi nuova. Parole, musica, certo. Quindi impegnativa. Imparare, c'è una pianta, e come dice Bruno, che sapeva la musica, non era potente. Non solo, ma ti dirò di più. Che parlando proprio delle passiamo il termine, delle novità canore, in quell'ambito, in quel contesto Deve parli italiano a destra, Gilberto. 3-0 palla al centro, hai ragione. Però non capite se partivi prima, te parla in punta, quando te scominzi via da bravo. 1x. Va bene. Allora, però te dicevi. In quell'ambito lì, quella roba lì. In quella roba lì, quando si è deciso noi come coro di portare all'interno della rassegna sempre un canto, e sta a portare dei canti nuovi sotto ogni aspetto. Cioè, attraverso la stesura del libro, quadri a due passi da Stiff, eccetera, e in quella realizzazione di quel libro che dentro canzoni scritte con parole dei poeti della Busa, questo si chiama Boroni, questo si chiama Francesco Prati, questo si chiama Maria Betta ed Gilberto altri, Galvagni e via ed altri, questi testi poetici dei nostri conterranei Zenosa chi l'estate armonizzate, che sta fatta il testo musicale in quell'ambito, allora da quelle bande lì e canteva un canto di questo libro e questo è positivo, insomma. Adesso, per evitare che niente fuori delle orbie, perché chi ha del pericolo, chi no, mi interessava, siccome mi è capitato Masta
sto bel disegno del Keller, nostro bozzetto, quindi andiamo a vedere cosa resta rassegna e sentire un po' la storia, come l'è nata, e siccome parlando di roba di 33 anni fa, insomma, era una roba che mi avevo piacere sentire proprio da coloro che, da quei che ha vissuto sto periodo, e dopo per rendere merito anche a sti cori, no? Ricordiamo allora i cori, dai, allora, Coro Castel. Coro Castel di Arco, Coro Castel Penede, Coro Anzolin della Tor, Cimaoro e Lago di Tenno. Ecco, quindi de merito a sti cori, chi, insomma, di quel che sta facendo per le canzoni, quelle lì. I portavanti, roba di tradizione. Certo, manca, certo, che le legai alla nostra terra, le raiz, quelle robe lì, sì. Capito? E quindi così fa manca un po' di pubblicità alla rassegna che sarà nel tardo autunno. Nel tardo autunno, sì. E quindi ecco, approfittando di questa trasmissione, intanto per ringraziare Bruno Modena, Francesco Pratici, grazie, Alberto grazie. Galvani, per averne raccontato questa storia a mo' de filò. Quindi vedete, proprio una chiacchierata come manca le vacche, chi è? Manca la stala, eh? E quindi sarebbe bello aver portato in Avacota con un po' di fem, eh? No, ma le sta un piacere rivedere queste robe qui, perché Franco l'ha fatta la sua parte, Gilberto l'ha fatta la sua parte, tutti hanno fatto la sua parte. Anche quando che per esempio Ancoi, noi altri che avevamo oggi, Ancoi, noi che avevamo una grossa soddisfazione a vedere quel che ha seminato il nostro amico che avevamo accompagnato, no? Perché noi ho contati, no? Ma se il Coro Castel è il massimo dei componenti, forse se non era il massimo ancora, che era un po' distante. No, che dubbio. Perché era dentro qui, che era dentro 20 certo. anni fa. Che ha tutta la storia del Coro Castel. Per ricordarvi, senta anche il nome, no? Il Valentino o Ancoi. Cioè, il coro che era, disente, metà coro, ma gli altri tre quarti l'era ex coristi. Sì, sì, e gli era tutti lì. Tutta perché la storia. La storia, l'amicizia l'è nata da lì. E mettendo un tocchettino sulla rassegna ancora, mi aggiungo un'altra storia della questione, per esempio, ma senza polemiche, perché siamo tutti amici col coro del tempo, col coro del Napoli. Ma che mancherebbe. E mi sento una volta, vado un giro, sento che le nat perché si è trovato due amici al bar. No. Come la canzone. No, siamo andati due amici al bar e ha messo insieme la rassegna. Ma non è vero. Non è vero. Quell'altro no, ma che hai i documenti, la no, vendita, ma quell'altro festeggia dico, il festeggio. Ma le ciacere dei no, ma insomma, cioè, ma a qualche doom, giustamente la che dà fastidio. Ma le va di perché... moda le fake news che dice no, ma parola lì, le notizie mese mate. Sì, quell'altro no, dopo ne riprende. Noi abbiamo fatto il settantesimo nel coro. Mi ho fatto il venticinquesimo. Il 25esimo, mi ha fatto il 30esimo, mi ha fatto il 40esimo, il 50esimo, il 60esimo, mi ha fatto il 70esimo. E quando che quei che ha fatto, per esempio, qualche anno di meno di noi, pubblica un libro e mette su che le sta perché... Ma la storiografia... A Cesare se che dà qui delle del Cesare, sì, a Franco... La storiografia ancora l'hai fatta un po' mi dispiace, ma non per polemica, no? Ma mi sta roba chi quando che il Franco il medico, ma ti te ricordi? Ma io non sogno ancora... Non sogno ancora nato. A parlare con i testimoni, ma spesso noi le fanno. Comunque, senti Bruno, perché chi registra dice che se noi ormai abbiamo sforato, sbusa fuori al tempo. Chiediamo scusa. No, mi interessa perché anche attraverso queste persone vedi cosa vuol dire essere una comunità. No? La comunità vuol dire persone che hanno una storia, ma non solo storia personale, ma storia in comunità con la sua gente, no? Attraverso attività, queste tradizioni qua. E quindi mi fa piacere sempre far adesso. Ogni tanto una ciacerata di questo tipo, chi andrò a cercare qualche altro magari per parlare di altre robe. Quindi allora, ricapitolando, ricordando l'Alto Garda e l'Etro in coro, che nei prossimi dì che sarà sta nuova rassegna, avete sentito come l'è nata con la storia, Bruno Caro Bondida, ti ringrazio, grazie al Francesco Prati, che vedremo ancora con le sue poesie, così Gilberto Galvani, che non mancherà mai chi a Telegarda con le altre sue poesie. Grazie veramente, spero
di aver suscitato un po' di interesse nei nostri telespettatori, parlando un dialetto, spero sempre di aver imparato qualche parola di più, specie qui che il dialetto non lo sa. Quindi grazie, arrivederci, ricordatevi, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto.